Un nuovo anticorpo monoclonale che potrebbe rappresentare la svolta nell'ambito delle strategie di prevenzione contro la bronchiolite causata dal virus respiratorio sincizziale che colpisce i neonati. Si chiama nirsevimab, che è un anticorpo che si può effettuare in monosomministrazione. Il tema rimette al centro la volontà di programmare un calendario nazionale di immunizzazione. La possibilità di attuare una profilassi cosiddetta universale. Se ne è parlato in Regione Puglia, riaprendo il confronto con le istituzioni sull'autonomia differenziata, con il botta e risposta a distanza tra governo ed Emiliano. A chi dice che l'autonomia differenziata andrebbe a peggiorare il gap a livello sanitario, che cosa rispondiamo? Rispondiamo che in realtà, per quanto riguarda la sanità, l'autonomia differenziata c'è già. Ora non esiste un tema di autonomia differenziata, a mio avviso esiste un tema di regioni che performano e altre regioni che non ci riescono. Ma voglio ricordare, per quanto riguarda l'autonomia a livello sanitario, larga parte si è già determinata con la riforma del titolo V voluto all'epoca da un governo di centrosinistra. Il governatore Michele Emiliano gli scorsi giorni diceva che c'è bisogno dei fondi del governo per supportare la sanità locale, in riferimento in particolare all'ospedale Perino di Brindisi, ma anche su altri temi. Qual è l'attenzione del governo rispetto a questa interlocuzione, rispetto a questa tematica? Chiariamo una cosa, cioè Michele Emiliano parla sempre di soldi che vuole, è affamato di soldi. Guardi, il tema del finanziamento è un tema che rischia di essere un alibi. Perché se Emiliano non è capace di riorganizzare il sistema e di evitare le clientele, i soldi non basterebbero mai.